Grazie a Giuliana, a Simona e a Guida Scheri, alla Scheria Academy, per, eh, per, questi, mh, per questi seminari che permettono un po' di eh, diffondere, diffondere la possibilità di, eh, tra, tra noi colleghi, soprattutto tra noi colleghi, quindi, e, e le imprese che, che assistiamo, eh, diffondere, instillare. Eh, spero anche un modo. Cioè un modo di, di eh, diffondere la, la sostenibilità dell'impresa senza eh, che questa diventi eh, greenwashing, in qualche modo la, la banalizzazione di, di, di problemi che oggi sono ehm, diciamo sotto, sotto gli occhi di tutti e sono parte del nostro necessario futuro. Perché questo è anche un po' il rischio, che tutto diventa sostenibilità, quindi alla fine poi nulla. 20 sostenibilità. Allora, come abbiamo un po' anche visto eh, la volta scorsa, la volta scorsa eh, ci, siamo, ehm, ci siamo fermati la nostra discussione ehm, parlando della, di Agenda 2030, di Agenda 2030 e di come mh, anche una serie di, di norme, di accordi internazionali, quindi non, non soltanto europei, ma in sede soprattutto ONU, L'accordo di Parigi, l'agenda 2030 convergono: sono due, due capiscaposaldi della, di tutto il corpo normativo um, ISG che ancora è un magma continuo. Perché è, è una, un, un continuo divenire sul quale noi, come eh, consulenti delle nostre imprese, dobbiamo un po' mh, tenere la barra. In particolare, eh, suggerisco di. Di osservare eh, tutto ciò che si sta muovendo e sarà l'oggetto soprattutto del quarto nostro incontro, eh, gli standard, gli standard che, eh, con i quali la sostenibilità ne parleremo oggi, a proposito oggi parleremo di tassonomia, oggi parleremo di, eh, di tassonomia soprattutto di, eh, e di come la, la tassonomia sia un, un, uno strumento necessario proprio per riuscire a parlare la stessa lingua. <ride> su un piano internazionale quando si parla di, di sostenibilità e di come in particolare poi le banche eh, interpretano la, la tassonomia dal loro punto di vista perché anche loro sono in qualche modo coinvolte e ce ne sono alcune vedremo anche una, vedremo un questionario che ho opportunamente sbianchettato <ride> nel tentativo non so non importa perché attualmente il, il problema di, eh, delle, delle banche come vedremo è anche quello di di, di, eh, dimostrarsi sostenibili anche attraverso la scelta di mh, clienti o comunque di investimenti, di finanziamenti a iniziative che a loro volta dimostrino di essere eh, sostenibili. Bella, bella sfida, eh, perché non è ovvio. E quindi attualmente mh, diciamo, questa modalità con cui si, si cerca in qualche modo di, di, di dimostrarsi sostenibili è rilasciato, a, e soprattutto fino a, qualche, fino, a, fino a qualche anno fa, era rilasciato a, a, a standard che venivano anche scelti dalle stesse imprese, mentre oggi si sta cercando sempre più di incanalare tutto entro standard che eh, appunto sono anche collegati per esempio agli FRS, ai principi contabili insomma. Eh, noi, io sono un commercialista, per cui il lato il, il, quel che, mi, quel che mi viene più facile osservare in tutto questo e comunque le, le domande che ogni volta mi pongo, anche da, da revisore, eh, beh, sono frasi apodittiche, come faccio a scrivere di me stesso? Eh. Lo vedremo in questo questionario perché il questionario eh, non è ancora, eh, non sono ancora i GRI o altri, altri standard che vedremo velocemente nell'ultimo incontro, però sono sicuramente un, una strada eh, alla quale dobbiamo andare, verso la quale dobbiamo andare, anche se ancora eh, assistiamo imprese eh, medie o medio-piccole. Entriamo un po', quindi. Vi dicevo che l'altra volta abbiamo chiuso il nostro incontro con, parlando di Agenda 2030, che questo, eh, questo piano di, eh, di azione adottato dalla da, gran da, parte, da 193 paesi eh, membri del, dell'ONU, per le eh, sfide globali che eh, sembrano, eh, viste, da, viste da Giove, viste dalla Luna, eh, sembrano davvero eh, rappresentare un pianeta che si muove verso, verso un mondo realmente migliore. Ma le cose non sono poi così semplici, le sfide classiche di cui si è sempre parlato, la la lotta alla povertà, insomma, le disuguaglianze, il cambiamento climatico, oggi se ne parla quotidianamente, ma mh, problemi di degrado ambientale ci sono sempre stati, ma anche di, di salute e, e di benessere in generale, di, di riscatto, del, di problemi di storici, di, di seredazione, di una buona parte eh, del, del mondo che una volta si chiamava Terzo Mondo e che oggi invece eh, riguarda... riguarda la loro volta eh, diciamo del, dei sotto oggetti all'interno degli SDG eh, eh, Ok. Paolo, Però... penso che hai avuto un problema di connessione. Eh sì, sì, ok. Di nuovo condivido. Mm. Ok, mi, mi risentite? Sì, ti sentiamo. A... Eh, um... Mi sentite? Ho perso, credo che sia caduta la mia linea. Sì, eh, semplicemente se puoi eh, si può mettere le slide in modalità presentazione. Ah, non l'ho, ok. Non è ancora... Ecco, qua. ok. Adesso, perfetto, grazie. Perfetto. Um, sì, eh, dicevo l'accordo di Parigi, eh, che è l'obiettivo eh, 13, stavo, stavo dicendo, della, di Agenda 2030, eh, è proprio eh, diretto alle misure... Che riguardano il cambiamento climatico e, e, e i suoi impatti, il che vuol dire anche ehm, come si collegano tutti questi, questi 17 obiettivi che elencati così sembrerebbero scollati tra loro. E in effetti qualche critica è stata fatta intorno a questi 17, obiettivi. magari. Entriamo un po' più nel dettaglio. L'altro pilastro, dicevo, è l'accordo di Parigi, l'accordo di Parigi, sempre del 2015, è invece un trattato. Un trattato eh, proprio sul cambiamento eh, climatico, anche questo firmato, firmato da, non da 193, ma da 196 paesi. Ehm, L'obiettivo era più specifico: era limitare l'aumento della, della temperatura media globale, mm, perché mm, limitare. Ecco, io vorrei anche che passasse eh, un, una serie di concetti. Eh, nessuno pensa oggi di poter eh, tornare indietro all'epoca preindustriale, si tratta sempre di mitigare. L'impatto che stiamo dando, ormai è un dato scientifico, quindi si tratta di limitare questo aumento della temperatura, che è ormai è un punto, eh, diciamo, eh, sul quale nessuno pensa di se italiano, pensare di poter cambiare le, le, le cose rispetto a una tendenza. Però ecco, limitarlo eh, al di sotto dei due gradi, eh, eh, che è praticamente nel, nel momento in cui la rivoluzione industriale, almeno per, per quel che si riusciva a misurare dal, tra il prima e il dopo la, la, diciamo, la rivoluzione industriale, quindi nel fine dell'Ottocento, primi del Novecento, la temperatura del pianeta è cresciuta in maniera crescente. Eh, questa accelerazione si sta cercando in pratica di, di smorzare. E quindi gli accordi di Parigi si pongono degli obiettivi, quindi ridurre i gas a serra, ridurli ehm, almeno del 40% rispetto... Al parametro del 1920 del 1990. Voi sapete che eh, quando si parla di obiettivi, gli eh, in inglesi che sono anche molto pratici, usano ehm, l'acronimo SMART, SMART, se gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, achievable, cioè raggiungibili, eh, e devono essere entro un certo tempo, un cer entro un certo periodo, bisogna anche calendarizzare, altrimenti, non sono obiettivi, sono solo delle, eh, dei desideri. Ecco. Eh, quindi, quando si vengono, vengono poste queste date, eh, tipo il 2030, che 2030 nel, nel, 1900, nel, nel 2015 eh, già sembrava ben più lontano. Quando è stato osato introdurre l'idea che almeno in Europa si volessero, mh, si volessero eh, limitare eh, i motori a, motori a scoppio, eh, c'è stata un po' una. Una levata di scudi generale, però ecco, eh, il fatto che si sia ne sia parlato, anche se per poche settimane, dà un'idea della, della direzione verso la quale bisogna arrivare. Ecco, il 2030 probabilmente si, si sposterà più in là, però l'obiettivo è che si riduca almeno quindi del 40% il gas serra, del 32% fa bisogno, ehm, che, che si raggiunga almeno il 32% di, di fabbisogno energetico attraverso fonti rinnovabili. Tra poi è arrivata la guerra, e eh, tutto questo è, è stato un po' <ride> perché tra, tra, queste, tra, tra queste, diciamo, mh, desideri, eh, questi impegni, impegni dell'intero pianeta che si sta tenendo per mano per porre questi, questi obiettivi, poi ovviamente in mezzo ci sono altre cose. Eh, D'altro canto, se vogliamo vederla in termini positivi, e eh, non sappiamo neanche da qui a, al 2030 se ci sarà qualche di paradigma in termini di qualche scoperta l'anno scorso credo di questi tempi due anni fa il tempo sfugge ma si riparlò ad esempio della, della fusione nucleare quindi può anche succedere qualcosa in questi anni al momento eh, il diciamo l'orizzonte temporale del 2000 del 2030 è un orizzonte che prende in considerazione la tecnologia per come è, è stata fotografata al 2015 e eh, Anche il, un altro obiettivo che si pone eh, l'Accordo di Parigi è il miglioramento dell'efficienza energetica, sempre rispetto al 1990. Detta così sembra anche abbastanza ovvio, però il miglioramento dell'efficienza energetica eh, passa attraverso una, eh, un cambio di abitudini radicale, eh, cambia attraverso mh, azioni sull'educazione, sull ma. Mh, non si tratta soltanto di efficienza energetica e, e basta, viste così, sembrano staccate, ma per esempio tutto il corpo normativo che riguarda l'obsolescenza programmata appartiene alle, a, alle, a, a ciò che è cascato dopo l'accordo di Parigi. Brevemente ehm, ci sono state delle, delle importanti eh, norme, ogni, ogni paese poi accelera, per esempio la Francia è molto più avanti di noi rispetto a questo, rispetto alla, a, alle normative che ostacolano. Dopo sulle scienze programmate, voi sapete che la, la Apple qualche anno fa, io sono un utente Apple, eh, qualche anno fa eh, introdusse un aggiornamento del, del sistema operativo che praticamente affossò tutti i cellulari. Cioè i cellulari diventarono immediatamente eh, obsoleti più di quanto non lo fosse per un uso mh, quotidiano. Cioè, proprio, eh, e quindi fu multata anche per questo. Ecco, tutto questo appartiene a questo... Eh, Quadro generale normativo, quindi la relazione intanto tra Agenda 2030 e l'Accordo di Parigi, ehm, perché sono due, due momenti diversi, però l'Agenda 2030 è un quadro di obiettivi, mentre l'Accordo di Parigi è più specifico e introduce delle azioni. Quindi mh, tutte e due le iniziative lavorano insieme per produrre eh, sviluppo sostenibile e affrontare soprattutto il cambiamento climatico a livello globale, però vi ricordo che Agenda 2030 ha obiettivi anche più ampi, come la lotta alla povertà, per esempio. Quindi mh, resta Agenda 2030 il pilastro fondamentale dello sviluppo sostenibile, eh, che assolta, tra l'altro, deriva da altre eh, conferenze ONU, perché il problema eh, di cui oggi si parla, oggi se ne parla sulla, sulla stampa, il problema eh, della, del cambiamento climatico, eh, fu portato avanti mh, da ben lungi, eh, ci furono anche conferenze nel 92, nel 2002, eh, nel 2012, obiettivi di sviluppo del millennio, che, che erano appunto scaduti nel 2015 poi sono stati rinnovati da Agenda 2030, che tra l'altro si applica a tutti i paesi, si applica anche ai paesi mh, del, del nord e del sud del mondo. Eh, con tutte le difficoltà del caso, perché, per esempio, i paesi BRICS, eh, Brasile, India, Cina, eccetera, sono più restivi. Ora, di questi 17 obiettivi, mh, ci sono cinque principi chiave, anche qua al solito gli inglesi sono bravi, quindi, con gli acronimi, si possono sintetizzare in cinque quei 17 obiettivi si possono sintetizzare in cinque principi chiave. Ehm, 5P, un po' come il marketing che. Eh, 4P, poi diventano 5, poi diventano 6, 6 insomma in sostanza People, uh, Planet, uh, Prosperity, Peace and Partnership, che sarebbe a dire persone, uh, l'intero pianeta, la prosperità intesa non come uh, ricchezza fine a se stessa, ma la, la, la condivisione comunque di un modo di stare sul pianeta in modo... Uh, eh, con, con ottimismo, cosa che oggi è, è, è più, mh, sempre messa a dura prova, ma lo è sempre stato, non solo oggi ovviamente, pace e soprattutto partnership, sarebbe collaborazione, perché è, è questo il punto che eh, per la prima volta eh, viene messo per iscritto, che i paesi devono collaborare tra loro, per quanto riguarda proprio l'accordo di Parigi, però ehm, è, è stato eccessivamente ottimista, perché la decarbonizzazione eh, va a rilento. Eh, ci sono state ulteriori eh, COP, co le, le COP co sapete, sono eh, queste, mh, queste, aspettate, che andiamo anche un po' avanti con le slide. Eh, ecco, la COP 27, per esempio, la, la COP 27 fu una sorta di eh, non dico fallimento, però sì. Fu, Um, non, non raggiunse certo eh, gli obiettivi che, che ci si era posti. Le COP sono delle, eh, delle, conven delle convenzioni, delle, delle riunioni dei, dei paesi, dei maggiori attori. Questa volta si svolse a Sharm el-Sheikh nel, nel 92 e mh, tutti eh, notarono come eh, le aspettative furono totalmente deluse, un po' perché. Eh, c'era già in corso la, la guerra, quindi c'erano problemi di energia, la guerra in Ucraina. Quindi, molti sforzi che molti paesi avevano provato a fare nella direzione della transizione energetica furono, sono stati arrestati. E continuano a essere meno male che è arrivata l'estate, meno male che si è superato l'inverno. Meno male che, che i singoli paesi, inclusa l'Italia, è riuscita anche a gestire bene la concetta, diciamo, il. Ehm, il, il fare mm, sì eh, in cetta di, eh, di gas in maniera da stemperare da creare un polmone anche per, per evitare l'impatto sui prezzi però il problema si riproporrà riproporrà a settembre ottobre se non dovesse trovare una svolta questa guerra eh, questo sarà un, un problemone che attualmente stanno vedendo ancora le nostre aziende eh, io temo molto il rientro a settembre, se però devo dire tutta, per come sto vedendo anche alcune imprese particolarmente energivo, le nostre che stanno assorbendo eh, le bollette che continuano a essere abbastanza care, sicuramente più care di prima, e eh, eh, vabbè, comunque. Tra l'altro durante la COP 27 ci fu anche il G20 a Bali nello stesso periodo dove si parlava d'altro, si parlava eh, di, di altri compromessi politici eh, ci fu il, il presidente Lula, il presidente eh, del Brasile che eh, promise la, la deforestazione dell'Amazzonia, un po' una frase buttata lì che poi non, non diede seguito, però ecco, mh, diciamo che il, il Cop 27 non, non portò gli stessi risultati che portò l'accordo di Parigi, che fu davvero eh, un cambio di, di, di paradigma importante. Per quanto riguarda poi eh, le, le, le sfide poste dall'Agenda da 2030 non sono tutte rose e fiori, ecco, appunto, come, eh, come vi dicevo, la, la difficoltà, mh, le difficoltà eh, principali sono state il fatto che, ehm, Probabilmente 17 obiettivi sono stati anche troppi, come, come fece notare anche un articolo abbastanza interessante, eh, un commentatore sull'Economist, non ricordo il nome, comunque 17 obiettivi, voi sapete, gli obiettivi normalmente eh, in pianificazione strategica, quindi per un'azienda, eh, normalmente non dovrebbero essere più di 3, okay, 3 4, 5, tutti coerenti, ma bueno, 17 obiettivi che sono apparsi non coerenti, sono apparsi... Mh, Difficilmente misurabili, e questo è un problema che ci stiamo ritrovando, come dicevamo in premessa, cioè la, la misurabilità di, di, di aspetti non, te, non, non necessariamente eh, in maniera non ovvia eh, misurabili. Eh, la povertà, la lotta alla povertà, le, è difficile misurare che cosa si intende, eccetera. Ma anche il linguaggio che fu usato è eh, un, un linguaggio che, che è stato spesso mh, contestato perché immaginate di. Dover separare benessere umano dalla sostenibilità ambientale, con quale compromesso? Dov'è la, eh, la linea di caduta tra benessere umano e sostenibilità ambientale? Ehm, proviamo a togliere o a ridurre il consumo della, della carne a tutti, per, soltanto per una questione di. Io sono vegetariano, quindi non è, non è questo il punto. Però eh, è difficile arrivare a. tra l'altro. Eh, ci sono paesi per i quali eh, c'è un problema proprio di, 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 di minimo calorico da raggiungere. Quindi, insomma, è in tutto questo eh, il degrado ambientale, come, eh, come si sovrappone a problemi di eh, povertà se gli investimenti ancora oggi continuano a essere necessariamente a essere veicolati necessariamente attraverso eh, energia su base fossile. Quindi, insomma eh, anche, anche non so, l'idea stessa di crescita economica e sostenibilità ambientale. Eh, fino a qualche anno fa, ad esempio, si parlava di, di decrescita felice, no? eh, è stato anche un momento molto interessante, almeno dal punto di vista filosofico. Eh, diciamo la sostenibilità ESG, eh, quella di cui stiamo parlando noi, non riguarda quel modo di vedere una, una sorta di mh, pauperismo, insomma, di, eh, anche di frugalità della, della vita. Eh, non è quello il modello al quale eh, i paesi si stanno ehm, orientando quando si parla dell'Agenda 2030, però a introdurre argomenti nel dibattito, per dirvi anche come, come è difficile coordinare, già è difficile coordinare un singolo governo all'interno di un singolo Stato, immaginate eh, 193 o 196 paesi in tutto il mondo, soprattutto perché alcuni paesi come magari quelli più sensibili, tra cui ci mettiamo anche l'Italia, eh, pensano ancora di poter andare... Mh, di, di poter fare dei passi indietro rispetto a un'idea di sviluppo, mentre ci sono altri paesi che appunto dicono, beh, ora è il nostro turno di bruciare, consumare, produrre reddito e continuare con un PIL uh, uh, al 5, al 7, al 9%. Quindi, insomma. E poi c'era uh, anche questa difficoltà che l'identificazione, ehm, la, la, la una comune visione. È anche una sfida filosofica molto importante, una, una comune visione di, di che cosa si intenda di, eh, per, per preoccupazione eh, sul, per il pianeta, che cos che cos che il pianeta di, di, di cosa ha bisogno il pianeta, di un uomo che non intervenga e che lo lasci intatto, di un uomo che comunque viva, si sviluppi e introduca anche eh, progresso. Che cos'è il progresso e via dicendo. Comunque in ogni caso noi... Ehm, Continuiamo, si, si continua ad andare avanti eh, sulla, su, 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 con l'Agenda 2030, pur con tutti i limiti che vi ho appena, che vi ho appena enunciato. Tra l'altro, proprio, eh, proprio per dirvi quanto l'Italia, assieme ad altri paesi, però, eh, l'Italia abbia considerato importante eh, il tema dello sviluppo sostenibile. Ha introdotto nel 2022, l'8 febbraio, il Parlamento ha approvato mh, la, la, il disegno di legge per la modifica di due articoli della Costituzione, l'articolo 9 e l'articolo 41, l'articolo 9, mh, che a questo punto si, si, si amplia, uh, amplia la propria copertura, la tutela dell'ambiente, della biodiversità eh, degli animali, e anche l'articolo 41 che eh, introduce che salute e ambiente sono paradigmi di livello costituzionale da proteggere a livello quindi della sicurezza, della libertà, della dignità dell'uomo. Ecco, queste sono due, due slide, che modifiche che, in cui ho riportato i due, l'articolo 9 come è stato modificato, quindi viene introdotta la, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi. Eh, anche nell'interesse delle future generazioni, questo è un altro punto importante. Finora non, non era mai stata introdotta questa idea che le future generazioni potessero essere parte dell'algoritmo, parte del calcolo, si è, sì era sottinteso mentre viene mh, completamente esplicitato il riferimento alle future generazioni. E quindi la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela anche degli animali. Quindi d'ora in poi, eh, molte delle leggi, delle norme, ehm, dovranno. Mh, confrontarsi con, con questa protezione di livello costituzionale, quindi potrebbero diventare non costituzionali molte norme che, scusate, ecco l'articolo 41, quindi introduce riferimento, lo, lo leggete in gassetto, spero che riusciate a leggere, eh, anche riferimento alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. E viene aggiunto anche il riferimento alla, alla legge determina i programmi e ai controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali. Ecco, questa è l'introduzione, quindi eh, si sta alzando il livello del gioco. Vi volevo anche ora eh, approfondire un po' il punto che avevamo mh, detto in, all'inizio, cioè il problema di. Uh, ok, uh, come, si, come si misura? Come possiamo evitare uh, che, uh, che tutto diventi un uh, mh, uh, venga uh, banalizzato. Eh, quindi nasce il problema della, della misurabilità, e uh, ora introduciamo intanto. Alcuni concetti. Uno di questi è, la, eh, è il concetto di, di materialità, che è, è, è strettamente eh, parte, di, in particolare, della finanza sostenibile, sia la materialità, come poi, come vedremo, anche la tassonomia, che sono strettamente legate, e il concetto di rischio. Quindi, mh, vista l'importanza che, eh, che tutta la comunità sta dando a questi temi ambientali, c'è questa necessità di definire. Eh, criteri, requisiti eh, di ecosostenibilità eh, e in Europa in particolare si, 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 si li troviamo appunto nel regolamento eh, Unione Europea, eh, nel regolamento 2020-852 che è il regolamento sulla tassonomia. Mm, questa... Tanto, torniamo un attimo alla, alla definizione di finanza sostenibile. finanza sostenibile è eh, fa riferimento all'uso di finanze pubbliche e private, ma in questo caso soprattutto pubbliche, per supportare questi obiettivi di sviluppo sostenibile ambientale. Mh, non bastano gli strumenti di finanza pubblica. Questo è un punto fermo, è un punto che eh, per, per questo motivo si cerca di introdurre effetti moltiplicativi. Ad esempio, da noi il PNRR è, è strettamente calato nella, nella logica dello sviluppo sostenibile e lo, ogni misura che. Si, ehm, che, che nascerà, che, che è nata, che sta nascendo, che nascerà per eh, i privati, deve costituire, deve non solo, eh, come vedremo, rientrare in principio DNSH, che sarebbe l'acronimo di, di, No significant harm, non, non, non costituire danno ad alcuni, ora, ora ne parleremo un po' più nel dettaglio, ma soprattutto l'obiettivo è quello di creare un effetto moltiplicatore della ricchezza attraverso le risorse che come sempre è stato e sempre sarà sono risorse limitate ci sono diversi studi che introducono il senso di inadeguatezza nonostante si parli di cifre molto alte di inadeguatezza dei, dei fondi che i singoli stati insomma il, la comunità eh, mondiale ha messo a disposizione della sostenibilità si pensa che davvero siano poco Poco sufficienti rispetto agli obiettivi ai 17 obiettivi di Agenda 2030, però vediamo. Um, vi dicevo che tra i, i, i concetti che dobbiamo mh, prendere in considerazione, uno di questi è la, la materialità. Che eh, per chi soprattutto mh, si è occupato di revisione, su cui revisione, la materialità, magari è un concetto comunque in, in ambito aziendale, si riferisce all'identificazione, alla, alla eh, valutazione di. di di questioni, di, di fattori che, che sono significanti, importanti. Il solito è un, una traduzione dal, da, dal mondo anglosassone. Ehm, quindi, quegli elementi importanti per il successo, per una, per una performance aziendale, nel nostro caso, per la sostenibilità a lungo termine eh, di un'azienda. La materialità aiuta le aziende a identificare quali sono gli aspetti. Di materialità all'interno di un'azienda aiuta a, a focalizzare, a concentrarsi sulle aree più importanti e a prendere decisioni decisioni informate su, su strategie, obiettivi e risorse. Vi ricordo che eh, chiunque in azienda, dal, CEO, dal, diciamo, dal direttore generale al direttore finanziario, CEO, CFO e tutti eh, diciamo gli esecutivi di alto livello, eh, oggi hanno dovuto, devono, dovranno dovrebbero eh, rivedere il modo in cui hanno eh, impostato i loro, loro business plan, i loro piani di impresa, perché la, la sostenibilità è, è trasversale rispetto a tutti i processi in azienda. Nel contesto quindi mh, di un'azienda, la materialità la, la troviamo mh, in fattori, nei, nostri, nei, nei fattori finanziari, cioè quali sono gli elementi, vanno identificati, quali sono gli elementi che possono influenzare eh, la, le performance economiche e finanziarie dell'azienda, entrate, uscite, profitti, costi operativi, ehm, investimenti, debiti, ma anche fattori non finanziari che poi ehm, no, non sto parlando ancora di fattori ESG, eh, i fattori non finanziari sono ad esempio la reputazione, la, eh, diciamo tutto ciò che spesso eh, in contabilità può essere definito come avviamento, o comunque le caratteristiche che determinano un, un, un valore superiore alla, alla semplice fotografia contabile dell'azienda, quindi la soddisfazione del cliente, la, la moda, il modo in cui le risorse umane sono gestite, eccetera. Anche se questo è strettamente connesso alla materialità intesa come eh, parte della, dei fattori ESG. ESG, so, vi ricordo, per chi non avesse partecipato all'incontro un'altra volta... Fa riferimento anche qui al, a un acronimo inglese, in inglese ESG, Environmental, Social and Governance, ambientali, quindi sociali e di governance. Questi fattori sono legati al modo in cui l'azienda, un'azienda nel suo operare, impatta nei confronti dell'ambiente, del, il modo in cui ehm, riesce a, a, a coinvolgere tutti gli stakeholder, quindi. Eh, come riesce a gestire, ad esempio, all'interno della, ehm, della propria forza lavoro e proteggere mh, la diversità, l'inclusione, ma anche ehm, evitare di essere coinvolti, ad esempio, in problemi di privacy, come è successo con, con Meta qualche tempo fa, eh, o come continua a succedere per tutti eh, questi grandi competitor high-tech, c'è cioè un problema vivo, ma anche la sicurezza informatica. Questa valutazione della materialità ovviamente richiede un processo di analisi ehm, che richiede tempo. Per questo io vi, vi chiedo di affrontare con i vostri clienti fin da subito una, un iniziale, vedremo più in là anche da dove partire, vediamo forse all'incontro prossimo o al quarto da dove partire, perché tutto questo può diventare... Uh, overwhelming, come dicono, gli, cioè soverchiante, tanto, tanto complesso da, da non riuscire a partire. Mm. Più tardi, quando vedremo questo questionario di, di questa banca, vi, vi renderete conto come uh, in fondo, il diciamo, livello informativo è la, la possibilità di, di iniziare a parlare con, i nostri, con le nostre aziende clienti di, di sostenibilità. Eh, in fondo non è altro che porsi delle domande che forse finora non ci siamo mai posti. Noi qui in Ascari Academy ovviamente stiamo parlando di, di aziende, però eh, la, il problema della sostenibilità impatta tutto il nostro stare al mondo, quindi anche gli enti pubblici, eh, i grandi operatori che spesso percepiamo come un corpo estraneo, come sono appunto le banche, che vedremo più in là e che in realtà sono i nostri fornitori, sono fornitori di, di, di servizi, ma eh, vengono percepiti come un mondo a parte, ma anche loro sono sotto eh, nella corrente che sta andando inevitabilmente verso una stessa direzione. Per quanto riguarda proprio eh, l'ambito ISG, la, la materialità fa riferimento all'idea di, di, di produrre un report di sostenibilità eh, per, che, che aiuti l'azienda a, a, a concentrarsi sulle questioni più rilevanti per i loro stakeholder. Quindi, among, gli stakeholder sono i portatori di interesse di un'azienda, un quindi i diciamo, clienti, i lavoratori, sono i primi che vengono alla mente, lo Stato è uno stakeholder attraverso il sistema delle imposizioni, eh, un quartiere può essere per un supermercato, gli stakeholder sono tutti ciò che traggono comunque, eh, che hanno un interesse a che una certa entità, una certa società, un... Eh, un ente, un'impresa dalla più piccola alla più grande, ehm, può avere dare influenza sulla loro vita. Quindi trovare anche un modo di identificare quali sono i nostri stakeholder, che non sono solo gli azionisti, e eh, eh, appunto i dipendenti e eh, clienti e fornitori, ma spesso sia una ricaduta più ampia e riuscire anche a comunicare in modo trasparente questo impegno verso la sostenibilità di noi eh, imprese. Come consulenti noi. Eh, abbiamo proprio bisogno di determinare e eh, di aiutare un'impresa a, a effettuare questa analisi di, eh, di materialità. Ehm... Ok, eh, mh, un po' mi incarto io con queste slide. Allora, un punto di partenza... Mh, un punto di partenza è capire se l'azienda la, la, alla quale noi eh, le aziende che abbiamo con le quali vogliamo iniziare un percorso di, eh, di sostenibilità abbia mai effettuato una personale analisi. Non l'avrà chiamata analisi di materialità, mm. l'avrà definita diversamente, si sarà vista costretta, si sarà trovata a essere costretta. A rispondere a questionari sono sempre più frequenti le, le imprese che ricevono questionari da parte soprattutto dei più grossi ehm, clienti, ma anche fornitori, ehm, riguardo il modo in cui gestiscono alcune cose, ehm, dai rifiuti all'energia. Perché questo? E perché, appunto, io dico che do, dobbiamo eh, iniziarci prestissimo, a, 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 indipendentemente dagli obblighi di legge. Che da lontano incombono attualmente, incomberanno nel 2024 per le imprese più grandi, attualmente è tutto su base eh, volendo eh, volontaria per le imprese minori. Ma ehm, all'interno di una catena del valore, qualunque impresa oggi si ritrova a dover spiegare a qualcuno come, qual è la propria visione della. Eh, del loro vivere, del loro, della loro gestione sostenibile. Quindi è importante farlo per ora che ancora le bocce sono se non ferme in lento movimento. Quindi un'organizzazione che non ha mai condotto un'analisi di, di materialità eh, probabilmente avrà un approccio meno tecnico, meno avanzato, ma il che non vuol dire che non sia in grado ehm, di almeno considerare qual è l'impatto eh, che, che, che si ha. Del, del, del proprio modo di, di considerare un'idea di successo. Vi ricordo che in, in termini ESG eh, il successo aziendale non è misurabile solo dal profitto, ma da una generale soddisfazione eh, dei propri stakeholder. Quindi sono due aspetti strettamente legati. Una definizione di successo aziendale che deve prendere in considerazione il profitto, deve prendere in considerazione il profitto, non mi fa intendete? ma deve essere un profitto che deve contemperare anche le esigenze appunto degli stakeholder Quindi ehm, bisogna riuscire a um, offrire una visione in aree in cui ehm, l'impresa sente, trova mh, individua, l'imprenditore è più bravo di noi consulenti, noi dobbiamo essere bravi a fare le domandine giuste ma dobbiamo riuscire ad ottenere le risposte giuste ehm, risposte, a domande in cui vogliamo a domande comode vengono date risposte Altrettanto comode dovremmo riuscire a dare domande, a porre anche domande scomode, soprattutto rispetto all'idea di rischio, Il rischio nei confronti dell'impresa e degli stakeholder. Quindi, davvero, è una visione più ampia della di come finora le imprese hanno visto se stesse. E questa idea di, di, di rischio, voi sapete che il rischio è un elemento ineliminabile in qualunque eh, attività di impresa, eh, ci mancherebbe altro. Però in ambito ESG non è più il classico rischio di impresa, il rischio di perdere l'investimento eh, effettuato, ma è un concetto più ampio che impatta sulla eh, appetibilità stessa di un investimento. Oggi gli investitori eh, tendono a chiedere alle imprese, quindi non soltanto per stakeholder, poco fa abbiamo parlato di... Eh, clienti e fornitori dipendenti ehm, lo stato eh, eh, la, la comunità intorno ma gli investitori sono i primi oggi che si muovono in maniera molto più scientifica di quanto non facciano le comunità di cui ho parlato prima quindi eh, un investitore oggi è intenzionato e si sente più protetto nell'investire un euro in una società che se, sia in grado di, di dimostrargli che ha considerato eh, un, il, il proprio rischio il rischio che determina per esempio sugli stakeholder, eh, o perlomeno mh, che abbia preso in considerazione questi rischi e abbia anche immaginato di mitigare questi rischi. Vedremo anche come le banche oggi propongono delle polizze eh, proprio per questi rischi ambientali, che, che, che fino a qualche anno fa era, boh, sembrava una cosa aliena. Quindi gestire e, e mitigare i rischi in ambito ISG è importante proprio per garantire la, 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 la sostenibilità e il successo a, a lungo termine di un investimento. Chiaramente società di venture capital che, sono, che hanno exit strategies molto brevi eh, non vuol dire che non siano interessate a un investimento in, una, in un business che abbia una prospettiva di lungo termine, perché immediatamente il valore dell'azienda è impattato dalla prospettiva di lungo periodo di, di un'azienda. Quindi... Um, oggi si chiede, e, e quindi, se dovete fare una, un pitch, un business plan, una presentazione, non potete prescindere dal, dal gettare qualcosa, al, almeno da, dal far intuire ai vostri potenziali investitori che eh, vi siete posti il problema. Investitori, eh, eh, ma non sono investitori, mh, assicuratori, istituti di credito, eh, eh, ancora forse di meno i dipendenti o il pubblico in generale, però tutti chiedono di, essere, di avere più informazioni su come i rischi legati alla sostenibilità possano avere eh, un impatto sulla, sulla società. Il ruolo di, di noi come professionisti è appunto quello di, di verificare. Eh, il CFO, il Financial Risk Manager, non so come eh, poi siano organizzate le singole società, sono diventate centrali eh, proprio nella gestione dei, non solo dei rischi finanziari, ma il direttore finanziario che è responsabile della gestione delle, delle finanze, è sempre stato storicamente così, della eh, pianificazione finanziaria, dell'analisi di forze di debolezza di un'azienda. Entriamo nel merito di, di ciò di cui oggi un, un CFO si deve occupare. Insomma, il direttore finanziario, però, oggi ha il compito anche di convertire eh, il rischio ambientale in rischio finanziario proprio per i decisori anche eh, non tecnici. E se non è il CFO dell'azienda a occuparsene, se ne occuperanno gli altri: saranno gli analisti bancari, gli analisti delle società di investimento a occuparsene, quindi, tanto vale. Eh, prendere in considerazione eh, ed è proprio, a mio avviso, il, il CFO, il che non vuol dire che sto portando acqua al mulino della categoria eh, contabile, in senso perché anche eh, il, il, il i giuristi d'impresa, diciamo, gli avvocati, ce ne sono tanti tra voi, eh, anche loro, anche voi mh, avete il taglio necessario e giusto per prendere in considerazione le ipotesi di rischio, che non è soltanto un rischio di tipo tecnico. Faccio un esempio, eh, l'aumento delle temperature o perlomeno ehm, il fatto che gli eventi meteorologici estremi sono diventati, eh, se non più drammatici, ma sono diventati senz'altro più frequenti e, e questi rappresentano rischi significativi in tutti i settori dell'economia, quindi ci sono rischi ehm, abbastanza evidenti sotto gli occhi di tutti, misurabili eh, il cambiamento climatico mh, è, è, è classico di, questi, di, di questo momento di visibilità mediatica e presenta quindi una vasta vastissima gamma di, di rischi diretti e indiretti per le aziende, sono rischi fisici mh, ma ci sono anche rischi Um, un po' più elusivi, un po' più difficili da, um, da vedere. Rischi fisici, e ora ne parliamo, rischi di transizione in particolare. Um, per esempio, un, un, um, um, nel, nel settore immobiliare, la valutazione del, del rischio dovrebbe tenere conto di come il cambiamento climatico possa uh, influire sul valore stesso degli immobili, sui costi di assicurazione, sui costi di manutenzione. Su come le normative possano in Italia il superbonus, nel bene o nel male, eh, oggi è ancora oggetto di tira e molla, mettiamola così. Non voglio entrare nel, in questa. però eh, sì, eh, l'obiettivo del superbonus era anche quello di gestire eh, la sostenibilità economica di un, eh, scusate, ambientale di un condominio, di una, di una casa, il che ha portato anche a spingere. A, a essere più attenti, ad esempio, alla classe energetica di un immobile, quindi tutto ciò come impatta su una società immobiliare che ha un parco di, ehm, di immobili che possono essere rapidamente eh, obsoleti in termini di. banalmente di prezzo, ad esempio? Oppure se, se siete consulenti di una, di una multinazionale, nel settore alimentare, eh, come tenete conto dell'approccio dell di? Del rischio di una società del genere rispetto alla, alla riduzione delle risorse idriche eh, o, o so, all'aumento della siccità, quello che sta succedendo nel nord Italia. Io, da siciliano, eh, guardo davvero con, con grande solidarietà e, e senso di, di accorato sostegno a, quando vedo quel che sta succedendo nella zona padana, perché noi in Sicilia da sempre abbiamo. Eh, ha avuto difficoltà con, eh, con l'acqua, la siccità, eh, quindi so come questo impatterà. Eh, vabbè, eh, non entro, però avete capito il, il senso del, del rischio di cui sto parlando, l'inquinamento, i, i rifiuti, è, è quel che può anche mh, eh, impattare su su un'azienda anche in termini di attenzione, basta poco oggi per, per alienarsi la, la fiducia dei consumatori. Eh, ecco appunto, diciamo che i, i CFO in qualche modo, i, in ogni caso i consulenti delle imprese, per alcune aziende più che per altre, si devono fare carico di eh, come trasformare, trasferire, riportare il rischio ambientale in rischio finanziario e soprattutto cercare di dargli... Una, eh, una sorta di, di misurazione, cercare di misurare questo rischio. Um, vi dicevo che mentre i rischi eh, fisici, legati alla fisica delle cose, quindi il rischio climatico, è un po' relativamente facile, eh, più complesso può essere il cosiddetto rischio di transizione, perché è un po' più difficile da definire. Mm, se, ehm, se ad esempio noi fossimo eh, una, una multinazionale che, che volesse investire in una nuova flotta di, di camion eh, a gasolio e non seguisse l'evoluzione della legislazione internazionale che sta andando in tutt'altra direzione rispetto probabilmente al gommato e comunque al, al gasolio. Ehm, come si troverà se fa un grosso investimento con una prospettiva di 5 anni, di 7 anni, un camion non lo si cambia così in maniera molto frequente? Eh, se, non, non, eh, cioè, concepire l'idea di un investimento di questo tipo non può non tener conto della, della legislazione dei paesi eh, attraverso i quali eh, la nostra flotta di camion o comunque la catena della, della distribuzione può andare a... a a trovare la sua strada, insomma, ehm, oppure quando verranno introdotte, eh, come si sta già eh, cercando di introdurre, eh, tasse sulla produzione di CO2 in alcuni mercati eh, chiave, eh, la nostra azienda come, come impatterà il nostro fatturato, il budget delle vendite? Che fine farà? E il nostro piano di impresa nato così bello che sembrava tutto legato a una sensibilità della, eh, magari del cliente che, quindi, quando sapete, quando fate un piano di impresa dovreste avere ben chiaro l'analisi SWOT nei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce. Ok, considerate la ISG non tanto come una minaccia, lo è per alcuni versi, per alcune attività che non si sono adeguate o che non hanno intenzione di, adeguar, eh, di, di adeguarsi, ma è anche un'opportunità per le aziende che oggi stanno investendo, e oggi, appunto, il PNRR. E, e di aiuto in questo, quindi mh, i nuovi piani di impresa devono tener conto. Devono probabilmente essere tutti rivisti, sono tutti eh, in qualche modo eh, obsoleti. Ehm, andiamo ancora avanti. Ehm, eh, vi dicevo che per, per gestire, per mitigare questo rischio ISG, devono avere una, una strategia che è fatta da che deve essere composta da una serie di, eh, di azioni e, e queste azioni eh, eh, devono essere eh, concepite appunto come lo strumento con cui l'azienda possa muoversi soprattutto in un'ottica di, eh, di lungo periodo e ci sono anche eh, delle resistenze ovvie, eh, cioè ovvie nel senso di eh, comprensibili eh, quando si parla di investire, in, um, di fare investimenti che migliorino la, la, la performance ambientale. Um, ci sono diversi studi che hanno approfondito la, la relazione tra performance ambientale aziendale e la performance finanziaria aziendale, la, la CIP e la CFP. Vabbè, sono dei, dei concetti. Che riguardano il fatto che, misurare, con, mentre la misurazione di una performance economico-finanziaria di un'azienda attraverso indici come ROI, in particolare in questo caso, nel caso di investimento, è abbastanza consolidata e ovvia, e la possiamo anche verificare sia all'interno della stessa azienda negli anni, vedere un po' se, per esempio, questa forma di efficienza dell'uso delle risorse interne è migliorata nel tempo, ma la possiamo anche confrontare col nostro eh, migliore concorrente, peggior concorrente per noi in realtà, ma diciamo, il nostro migliore concorrente, misuriamo il ROI, ma il ROI non ci dirà nulla, ad esempio, di come invece eh, la performance ambientale aziendale nostra, anche a costo di avere un ROI più basso, però ci dà una solidità e una prospettiva di più lungo periodo in tutto questo ovviamente questi rating ESG sono una, una continua un oggetto attualmente di, di definizione vedremo davvero la, lo vedremo più in là lo vedremo nel quarto nostro incontro quarto ultimo incontro come sarà importante stabilire dei rating perché con dei rating ESG noi possiamo davvero eh, aiutare il, i processi decisionali dei, dei nostri CEO, non soltanto eh, con un piano di impresa in cui ROE e ROI, ROI eh, fanno apparire l'impresa bella, brava e buona, come, è stata, come sarebbero stati dieci anni fa, ma oggi va, eh, va affiancata questa analisi economico-finanziaria da, da analisi che sono anche di tipo eh, appunto ambientale, con degli indici che possano in qualche modo ehm, eh, essere misurabili. Tra l'altro. Eh, queste performance sono anche oggetto di interesse, come vi dicevo, degli investitori e non, non, non soltanto ehm, sono interessati ormai al, ad avere un ROE, in particolare gli investitori un ROE alto, un ROE per chi non è eh, contabile, chi ha la fortuna di non essere contabile è il return on, on equity, cioè il ritorno sugli sulla, sul capitale investito, cioè sull'investimento che un'azienda fa, cioè, che un investitore fa in un'azienda, ma l'interesse degli investitori oggi è anche per la gestione del, dei diritti umani, ehm, sul lavoro in generale ed è, de, è cresciuto e eh, ci sono stati anche mh, in aziende molto famose eh, problemi di abusi di diritti umani. Eh, questo può, fare, eh, può far salire e, e crollare immediatamente il, il, valore del, um, il valore di mercato di un'azienda, un cosa che ancora qualche anno. Eh, Decennio fa non, non succedeva con questa stessa sensibilità e velocità. E la catena di approvvigionamento, l'intera supply chain, è, 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 questa è l'area che noi dobbiamo aiutare i ai nostri, eh, alle nostre aziende e clienti a, a presidiare, a monitorare. Perché, soprattutto, noi dobbiamo eh, cominciare a ragionare in termini di filiera. Quindi, l'analisi di materialità di cui vi parlavo prima è qualcosa che intanto deve fare l'impresa, la deve fare subito prima che qualcuno ci chieda di farla. Ma dobbiamo anche essere noi a cominciare a chiedere. Noi, noi impresa eh, nella nostra, nel, nel nostro anello della nostra catena cominciare a chiedere ai nostri clienti, ai nostri fornitori a fare delle domandine, a chiedersi, a porci noi delle domande su come affrontino queste imprese che sono nostre stakeholder eh, la materialità quando, quando la Nike eh, negli anni 90 fu accusata di, di utilizzare manodopera forzata Mettiamola così in Asia, minorile, cioè c'è cioè davvero un delirio, in Asia per produrre nuovi prodotti. Eh, questa, questa controversia portò proteste da parte di clienti, perdita di clienti istituzionali, eh, soprattutto un, un, un discredito eh, in, in termini di, di reputazione. Eh, andiamo avanti. E allora, siccome ci stiamo ponendo il problema del di misurare la sostenibilità uh, cominciamo a introdurre eh, l'idea di, di cosa sono cos'è questa passione intanto e che cosa sono i criteri di NSH che abbiamo, a cui abbiamo accennato eh, la volta scorsa um, perché um, Perché la, questi criteri di NSH sono eh, in fondo do not sign significant harm vuol dire non Ehm, non creare ehm, eh, danno ad alcuni eh, dei criteri. Ora vediamo un po' con, con degli esempi un po' più, più pratici. Eh, diciamo, la tassonomia è un sistema eh, di, usato in Europa di eh, classificazione della, eh, delle attività, in modo, in modo che sia possibile cercare di oggettivizzare. Il più possibile le attività, ehm, attività economiche sostenibili, un po' come il codice ATECO che abbiamo in Italia quando apriamo un'attività, un'attività d'impresa, dobbiamo identificarci. Ed è un sistema sviluppato appunto dalla Commissione Europea per eh, aiutare le imprese a, a comprendere quali attività economiche possano mh, essere considerate sostenibili e quali no. Eh, quindi, la tassonomia eh, diciamo, richiede un processo ehm, eh, di, eh, di autoanalisi, di analisi e, e soprattutto, ehm, essendo complesso il auto eh, definirsi all'interno delle varie voci tassonomiche, ci sono una serie di... Ehm, di, di per esempio c'è il Taxonomy Navigator che è stato introdotto, ho messo il link nelle slide è stato introdotto proprio ad aprile eh, ed è un sito sul quale io vi suggerisco di andare a fare magari eh, un, un giro perché vi permette di, eh, di identificare dove siete, che qual è la vostra attività, come si viene considerata e se probabilmente ci sono delle, eh, diciamo delle modifiche, delle rettifiche o se volete eh, continuare a essere eh, sostenibili eh, in un'ottica di, 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 di futuro, insomma, di, di attività sostenibile nel, nel lungo periodo. E la tassonomia europea è. Un um, attimo, um, volevo soltanto. Ah, ok, ok, perfetto. No, siccome non vedevo i codici eh, del, nelle slide, voi sapete che <ride> queste sono questi. Questo seminario eh, è accreditato dalla... però non vedevo le slide, temevo di aver aperto. No, eh, la prossima slide sarà ci sarà il codice che vi verrà chiesto agli avvocati eventualmente interessati alla... Vabbè, ah eccetera. <ride> eh, quindi vi dicevo che il, la, 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 la tassonomia è definita da un regolamento dell'Unione Europea ed è il eh, regolamento eh, 2020-852 che è entrato in vigore proprio tre anni fa, a luglio, meno di tre anni fa. Tassonomia è un termine che in altri ambiti dello scibile è una disciplina che si occupa di, di classificare gerarchicamente eh, elementi viventi, animati, insomma viene dalla biologia, eh, la tassonomia biologica è, è diciamo, il riferimento. La tassonomia, la tassonomia ISG è in particolare, in particolare una forma di classificazione ha eh, cioè, l'obiettivo proprio di creare un, eh, anche un linguaggio comune all'interno dell'Unione Europea, è una forma di classificazione condivisa, uniforme, per tutti i prodotti mh, finanziari sostenibili, anche per quelli finanziari, ma non soltanto eh, finanziari, e eh, definisce l'attività economica in modo che... Eh, in modo che possa essere ehm, condivisa l'idea ehm, della contribuzione che dà un'attività all'obiettivo di mitigare i, i cambiamenti climatici, produrre, eh, promuovere l'economia circolare, eccetera. Ehm, questa tassonomia, che ovviamente è stata prodotta da tecnici e eh, 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 in qualche modo è da scienziati, non è il classico documento burocratico eh, dell'Unione Europea, e eh, sono passato all'altra slide. Vi, vi dico: ora faccio partire. Um, ok, avete 120 secondi, due minuti di vita. Nel quale dovete, um, eventualmente, poi dopo riportare. Quindi, avvocati, fate, fate quello che ritenete di, di voler fare. Vi dicevo che mh, il regolamento sulla tassonomia. È strettamente legata al concetto di NSH, cioè do no significant harm, cioè non arrecare danno in modo significativo agli altri obiettivi aziendali. Quali sono questi? Eh, ambientali. Scusate. Eh, di quali obiettivi parliamo? Mm, gli, obiettivi del, um, gli obiettivi ambientali che sono stati eh, individuati sono la mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi un'attività economica non deve portare a significative eh, emissioni di gas serra. L'altro obiettivo è l'adattamento ai cambiamenti climatici. Un'attività economica non deve determinare un maggiore eh, impatto negativo al clima attuale e futuro, o, eh, o non solo sull'attività e sulle persone, ma nella natura e, o ai beni. Ehm, deve comportare un uso sostenibile. Delle risorse idriche e marine, quindi un'attività economica che non sia dannosa per il uh, mare, per i uh, fiumi, o, o che determini una, un deterioramento dell'ambiente, dell de, diciamo, che non abbia un impatto ecologico importante, che ehm, non, non abbia anche ehm, inefficienze nell'uso di ehm, materiali recuperati, riciclati, ok. Che non comporti l'incenerimento o, o, o smaltimento non conforme a un'idea di ehm, protezione dell'ambiente, anzi, tutto quello che creino danni eh, ambientali. Pensate a quello che è successo con eh, tutta la. Mh, Vabbè, non entro nel merito, però Eternit oppure Taranto, l'Ilva, cioè, pensate quanto è complesso, quanto lo è stato complesso, quanto sarebbe oggi complesso pensare lì di ri, eh, rimettere eh, nuove attività finanziate. Non verrebbero finanziate al PNRR, nessuna iniziativa oggi, eh, se, se vi è capitato, se vi occupate anche di finanza agevolata e vi è capitato di vedere gli ultimi, i più recenti bandi sono tutti in cui vi si chiede di rientrare in una forma di, eh, di tassonomia o comunque di ehm, dover dimostrare, anche se non siete organizzati, se non avete fatto una, una vera analisi della, eh, de, della vostra materialità e quindi è difficile anche identificare la, el, dove collocarvi nella tassonomia dovete riuscire a dimostrare di aderire al principio DNSH che abbiamo visto prima. L'altro obiettivo, obiettivo al quale non bisogna arrecare danni è la protezione e il ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi, cioè l'attività economica non deve essere eh, dannosa per le condizioni eh, e, e l'idea di, di resilienza collegata alla salute degli, degli ecosistemi. Ok, lasciamo scorrere un altro po', restando un po' in questa uh, slide. Insomma, avete capito un po' il, il principio e l'urgenza con cui uh, molte di queste normative PowerPoint non mi lascia scampo. Ok, fate una piccola pausa e approfitto per, per bere qualcosa perché vedo che ancora scorre il tempo. Giuliana, mi state sentendo? Non è, non è per caso che ho trascorso gli ultimi? Sì, sì, no, ti sentiamo Paolo. Ok, perfetto. No, ci sono questi countdown. Mi torna alla mente un famoso film di Fantozzi con un maestro che si faceva tutta una serie di capodanni. Ok, tempo scaduto, il codice non è disponibile. Andiamo un po' avanti. Bene. Um, ok andiamo, andiamo avanti su questo ecco volevo invece eh, tornare un attimo sugli aspetti eh, sugli aspetti della eh, sostenibilità finanziaria e in particolare gli aspetti sempre eh, finanziari in particolare eh, accennare alla European Union Sustainable Finance Disclosure Regulation, cioè Regolamento sulla eh, divulgazione, sulla disclosure, sulla trasparenza della finanza sostenibile che è entrato in vigore il 10 marzo del, del 2021. Um, questo, questa disclosure, questo regolamento impone ai gestori di fondi eh, di investimenti di fornire eh, maggiori informazioni ai propri clienti proprio riguardo agli aspetti ISG. E questo regolamento eh, punta a garantire una trasparenza, almeno l'obiettivo è quello, una maggiore trasparenza su su le prassi, sulle di, di investimento sostenibile, creando appunto una una classificazione. Ehm si concentra proprio sulla su questo aspetto della disclosure, della mh, della trasparenza della presa in carico, dell'individuazione delle della materialità della della dell'azienda de, 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 de e la la gestione dei rischi e va eh, esplicitata senza mettere sotto il tappeto nulla, eh, perché eh, sono anche abbastanza stringenti queste, eh, queste normative, anche se ancora, ancora si riesce a, a non essere eh, del tutto mh, univoci eh, e oggettivi. Purtroppo stiamo parlando di oggettività laddove si parla anche contemporaneamente di eh, comunicazione non finanziaria, già questo dice tanto. Per me, per me, dal mio punto di vista, al solito di, eh, di, di contabile. La comunicazione non finanziaria, esprimerla a numeri, è molto complessa. È molto complesso e si presta appunto a forme di mh, banalizzazione greenwashing, mettiamola così. Però diciamo che eh, l'obiettivo di, di questo regolamento è proprio quello di ehm, riorientare i flussi di capitale verso gli investimenti sostenibili. Eh, perché ehm, come vedete è una sorta di azione a tenaglia, ora la vedremo quando parleremo un po' delle banche, abbiamo 20 minuti, abbiamo il tempo di parlare di come anche le banche sono eh, soggette e a loro volta attori nei confronti dei clienti, in questo momento in termini positivi, eh, sono buone ci sono buone possibilità oggi per un'azienda sostenibile di, di, di essere mh, trattati meglio dalle, dalle banche, che non lo fanno per... Necessariamente, non in quanto banche, insomma, non lo fanno necessariamente perché mh, magari si crede in un mondo migliore, ma perché effettivamente a loro volta devono dimostrare di avere effettuato investimenti eh, e finanziamenti a imprese che abbiano una loro quota di sostenibilità dimostrabile. Quindi il regolamento S SFDR eh, fa parte di un più ampio sforzo dell'Unione Europea mh, nel tentativo di riallocare i capitali verso modelli di, di, di business più sostenibili. Um, è un trend planetario mm. eh, che ovviamente parte dall'accordo di Parigi sul clima, mm, diciamo, all'accordo di Parigi soprattutto sul cambiamento climatico fu, la, fu molto anche più potente, perché è più, più, più concentrato su delle azioni specifiche legate al clima di quanto non sia stato invece ehm, eh, Agenda 2030. Quindi con eh, il regolamento S SFDR si cerca di, di evitare che ci siano misure, per esempio, dei singoli stati eh, divergenti. Eh, qua, per esempio, noi in Italia abbiamo appunto il PNRR, ma anche gli altri paesi eh, hanno i loro piani di resistenza e resilienza eh, e sono tutti, ehm, dev devono rientrare dentro questo cappello. Della, eh, della SFDR per, ehm, per essere approvati, voi sapete anche tutte le questioni che ci sono state ehm, al solito in Italia sull'aspetto sull eh, politico eh, della gestione del PNRR, però insomma il PNRR, ehm, il PNRR oggi non finanzia nulla che non sia sostenibile, mettiamola così. Eh, poi eh, ci sono, sono state anche individuate quali sono le, le, le fasi con cui un, un progetto di investimento possa essere eh, identificato come, come sostenibile. Eh, se vogliamo mh, velocemente eh, guardare, un, un primo passo consiste nell'identificare nel eh, CAPEX e OPEX. I CAPEX per gli, i meno contabili di voi sono le spese e, e, diciamo, per investimenti di beni di lunga durata, e, mentre gli OPEX sono le, le, le spese operative, quindi gli investimenti in uh, spese per gestioni quotidiane, di, di attività, stipendi, affitti, utenze. Il secondo passo è identificare, um, dimost dimostrare un contributo della di questa attività di questo investimento a uno o più dei sei obiettivi ambientali della tassonomia che abbiamo visto prima e, e per questo per, far, per, per ottenere questa dimostrazione ci sono dei test di, di, di screening che si basano su, su soglie legate alla tassonomia può sembrare tutto complesso quello che sto dicendo in realtà può esserlo ma ehm, il processo poi alla fine è semplice eh, se, se siamo stati in grado di gestire eh, aspetti complessi all'interno di una qualunque attività durante anni in cui prima del COVID, durante il COVID, poi con la guerra, cioè questi sono soltanto, anzi, eh, sono, sono aspetti che fanno anche bene al cuore eh, per noi consulenti quando riusciamo a davvero a portare avanti a dare valore a un'impresa attenta agli aspetti sostenibili. Il terzo passo consiste nell'effettuare eh, questa analisi di cui parlavo prima, eh, di NSH, nessun danno significativo. Per gli obiettivi ambientali e, e dobbiamo noi verificare che non ci siano, ehm, quindi, danni a quegli obiettivi legati alla tassonomia dell'Unione Europea di cui abbiamo visto prima ehm, velocemente, purtroppo, ehm, il, il significato, il senso, l'utilità. Il quarto passo è una due diligence, cioè una, una radiografia sugli obiettivi e anche le, le, le forme di. Uh, ricaduta sociale in modo che non ci siano um, ricadute sulla tassonomia anche legata a, a, ad aspetti um, della, um, della SDSG, cioè la gestione del, uh, dei lavoratori, ad esempio. Um, il quinto passo, il quinto step, um, riguarda tutto quello che abbiamo visto prima, ma stavolta in un'ottica um, di allineamento con la tassonomia, quindi verificare che nel processo iterativo di qualunque business plan, voi sapete un business plan non è mai un fatto lineare, un fatto iterativo, voi iniziate dal da, da mercato, non stiamo a parlare, però insomma è un processo iterativo, quindi i CAPEX e gli OPEX inizialmente individuati, eh, dobbiamo vedere che soddisfino la... La tassonomia, se non dovessero soddisfare la tassonomia, se riusciamo, dobbiamo rivedere tutte le ipotesi iniziali, finché iterativamente non troviamo poi una linea con cui riusciamo a portare a casa, ehm, questi, eh, eh, questa dimostrazione di, di sostenibilità della nostra iniziativa. Tutte le misure del PNR devono rispondere a questo principio, giusto per ehm, andiamo avanti. Ah vi dicevo che anche dal in Italia l'aspetto cogente, ma non è l'Italia, l'Italia ha recepito eh, appunto una eh, direttiva eh, dell'Unione Europea, la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD che è una direttiva con cui che, che attualmente a partire dal 2024 eh, sarà eh, obbligatoria per tutte le aziende anche non quotate in borsa che abbiano più di 250 dipendenti. Un bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro e un fatturato superiore a 50 milioni non vuol dire quindi che allora non ci interessa perché noi siamo um, un'impresa piccola, vuol dire semplicemente. Anzi, tra l'altro, in, in Italia impatterà su circa 6.000 imprese. Dobbiamo stare, come si diceva eh, prima, dobbiamo stare attenti alla filiera perché noi, anche se non saremo, se potremmo non essere eh, obbligati, eh, potrebbero essere obbligati i nostri clienti. E quindi chiederci, Chederci conto della nostra sostenibilità, quindi ci dobbiamo fare trovare pronti. Faccio partire il cronometro di questa seconda eh, di questa seconda slide dove è contenuto il codice per gli avvocati. Ehm, Giuliana? Sì, Paola. Eh, le slide sono in tutte quante. Quelle con i codici quante sono? Due. Due, perfetto, ok, d'accordo. Sì. Tornando sulla, sulla idea di, eh, di finanza sostenibile, ehm, volevo ehm, arrivare a parlarvi della appunto della relazione tra banche e, e impresa, perché ehm, le banche, in questo, da, da, da diverso tempo, eh, hanno preso in carico il problema. Quindi molte banche oggi eh, offrono servizi, sono, si ritrovano anche ad avere inizialmente come semplicemente nella forma dell'integrazione dell del bilancio, ma ormai anche molte banche hanno il, la comunicazione dei dati non finanziari in un formato autonomo che si affianca agli allegati di bilancio, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e eh, comunica, relazioni varie, amministratori e anche... La eh, comunicazione cosiddetta non finanziaria, attualmente molte banche si stanno orientando sui gli standard GRI, che appunto sono uno standard abbastanza diffuso e abbastanza, diciamo ehm, solido. E comunque in, in Italia nel, nel 2016, nel 2016, già ehm, perché non parte, non vedo scorrere il contatore. Penso che ti sei bloccato. Vale. Ok, lo, lo faccio ripartire allora. Ok, 119. Eh, vi dicevo che la, la normativa bancaria oggi è tale da... Eh, sta creando un corpo in particolare con l'introduzione dell'articolo 111 bis del testo unico bancario del 2016, prima di altri si sono mossi molto velocemente, ha introdotto il concetto proprio di eh, investimento responsabile che tiene conto delle, eh, degli aspetti ESG, oltre agli obiettivi ovviamente della gestione finanziaria. E, tra l'altro la, la Banca d'Italia eh, ovviamente ha sopra la BCE che in qualche modo eh, introduce su tutte le banche. Eh, dei singoli stati ehm, un percorso di adeguamento delle banche proprio per, ehm, per riuscire a, a essere ehm, non farsi trovare impreparate rispetto all'impatto finanziario degli investimenti eh, sulle imprese e ovviamente sulle banche stesse e quindi in questi ehm, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, vedrete che le vostre banche vi potranno sottoporre, potranno sottoporre ai vostri clienti dei questionari. Appena finisce il contatore, vi faccio vedere un questionario di una banca nazionale italiana. Eh, C'è bisogno di dire qual è la banca, ma sono, sono molte le banche che stanno sottoponendo. Vi faccio vedere un po' quali sono le... Le domandine insidiose volendo, ma insomma al momento eh, neanche troppo stringenti, con cui le banche in questo momento stanno riuscendo, ad esempio, a, a far sì che il rating attribuito, un rating che attualmente non è eccessivamente fiscale, eh, cioè, mh, praticamente non, non c'è un pettine molto stretto al momento, però si sì, riesce a ottenere anche un 20% di sconto, chiamiamola così, sulle condizioni bancarie. Che altrimenti l'impresa senza questa rendicontazione eh, avrebbe ottenuto ok il tempo è scaduto ora vi faccio vedere va bene vi faccio vedere un attimo se riesco esco da qui dalla condivisione intanto delle slide e provo a condividere se non si è chiuso Ok, datemi un secondo. Io l'avevo aperto, credevo di aver aperto il file per evitare questo... Ok, vediamo. Provo a condividere di nuovo. Ecco qua. Riuscite a vedere qualcosa? Ancora adesso sì. Ok, eh, riuscite a vedere che lo sto scorrendo? Sì. È tutto molto rallentato. Comunque, questo è un questionario. Um, riuscite a vedere, Giuliana? Mi, mi dai conferma? Sì, sì, riusciamo a vedere la pagina. Um. Ok. Um, questo è un, è un questionario ISG sottoposto a... Um, eh, però, vabbè, non riesco a entrare molto, come avrei voluto a scorrere, però è un file PDF. Ve lo, darò, ve lo, ve lo daremo eh, come allegato. Um, ok, è suddiviso... In, in varie sezioni, la, le più mh, ricorrenti, le più importanti, le più qualificanti sono quelle del porsi domande sulla propria, sul proprio rischio per la materialità di cui parlavamo anche prima, delle emissioni di gas e serra eh, nelle loro varie nelle configurazioni, quindi pensate a, um, faccio un esempio, um, l'azienda ha attivato o ha in programma di attivare sistemi di gestione e monitoraggio del suo impatto ambientale. Emissioni di gas serra, emissioni di CO2, carbon footprint, vi ricordo che carbon footprint vuol dire impronta di carbonio, cioè ci sono dei, de, de, dei modi con cui si, eh, si misura l'impronta di carbonio che tutti noi eh, lasciamo sul terreno, per esempio quando terreno figurato, nel senso, dalla mattina alla sera, da quando accendiamo le luci, da quando beviamo, da quando eh, utilizziamo un, un prodotto usa e getta, eh, noi comunque mettiamo sul pianeta, consumiamo CO2, ecco un conto eh, importante il, il cittadino, è, è un conto sono le aziende, le aziende questo sforzo della carbon food, footprint devono eh, metterla in atto, ok e le risposte sono no, non ha attivato sistemi di monitoraggio e non ha in programma di attivarli wow, insomma no, non ha già attivato sistemi di monitoraggio ma ha in programma di attivarli si ha già attivato, oppure si ha già attivato sistemi di monitoraggio e ha in programma altri investimenti maggior ragione se per esempio quando chiedete oggi un prestito a una banca introducete a una banca che vi fa che vi sottopone questo questionario vuol dire che una banca già isg eh, sensi, sensitive, cioè che, che è già abbastanza sensibile al, al, al mondo isg se sottoponete a una banca una, una richiesta di investimento in cui dentro ci sono non so sistemi di filtraggio fotovoltaico o altre forme e non soltanto, mi raccomando, non soltanto l'aspetto la, legato all'ambiente per come la percezione ehm, di tutti noi è facile, come ecco, esempio qua nel caso dell'impronta di carbonio, ma anche per esempio per il benessere dei propri dipendenti. Non so, eh, una quota di un investimento molto importante per, eh, mh, faccio un esempio, non so, un asilo nido all'interno dell'azienda, perché equivale alla parte S di ESG, un asilo nido eh, oppure un sistema di. Benessere del dipendente, ma anche la formazione del dipendente, forme comunque con cui il dipendente, la famiglia, ma in generale gli stakeholder. Okay? Allarghiamo lo sguardo, allarghiamo lo sguardo non soltanto a dipendenti, a clienti, a fornitori, eh, agli investitori e ai proprietari, allarghiamo lo sguardo e capire se, per esempio, grazie a, a un investimento che stiamo chiedendo a una banca, una quota anche minima, in questo momento anche minima, perché le banche, vi ripeto, il pettine che stanno utilizzando non è eccessivamente stretto, però eh, hanno interesse a finanziare nella torta dei, dei, dei finanziamenti che durante un anno una banca è in grado di, di fornire, che una quota sia andata a un'azienda o a più aziende che siano eh, sensibili alla tematica ESG. Quindi, per esempio, eh, attenzione a piantare alberi, eh, di, di finanziare, di sponsorizzare, non so, la... Eh, delle attività di animazione all'interno di un quartiere. Non sto a dirvi. Però ecco il senso è che oggi vi vengono chieste eh, una serie di. Vedete, è diviso proprio questo questionario in environmental, eh, e ci sono gli aspetti più strettamente legati all'ambiente. L'altro è social. Qual è la quota percentuale di presenza femminile all'interno dell'organizzazione aziendale? E eh, caspita, eh, ci cioè possiamo mettere in posta la questione. Qual è la percentuale di donne in posizioni manageriali rispetto al numero? Un questionario del genere mh, aiuta, <ride> aiuta anche a rendersi conto di come eh, alcune vecchie abitudini o, o cose che si facevano senza neanche particolare malizia, la voglia di. Mh, cioè non, non si fanno molto spesso in un'azienda discriminazioni perché si vogliono fare, però di fatto la fotografia dello stato eh, S di un'azienda non ci fa, eh, non, non ci rende. Eh, No, non appariamo fotogenici dal punto di vista ESG. Qual è il numero di dipendenti che hanno lasciato l'azienda durante lo scorso esercizio finanziario rispetto al numero totale dei dipendenti? Un'azienda che ha un fortissimo turnover rispetto allo standard di un determinato settore o di una determinata area eh, geografica non pone l'azienda sotto un, uno sguardo. C'è cioè un'azienda che non riesce a trattenere i propri dipendenti. Mm. Ah, beh, è un elemento di valutazione, non entro nel merito. Quanti infortuni hanno causato ai dipendenti la perdita di almeno un giorno di lavoro? Non vi dico nel periodo Covid, come molte domandine a saltare sono state fatte rispetto al Covid, per esempio rispetto al fatto che in alcune aziende, eh, eh, o comunque in, in generale, eh, non so se avete letto un po' le statistiche legate al Covid, il Covid non solo ha ridotto il, mm, il numero di occupati in Italia, ma quando eh, alla fine del Covid di nuovo il livello ha timidamente ripreso a, a salire, sono, saliti, sono salite le assunzioni maschili, molto meno quelle femminili. E non solo, ma mh, il Covid sembra il COVID, mh, preso eh, l'influenza da, da, da Covid assunta durante il lavoro, quindi il Covid diciamo professionale, pare sia stato nelle statistiche nazionali molto più. Eh, Presente, frequente eh, nelle donne che negli uomini, che eh, fotografa il fatto che in Italia ancora abbiamo una, ehm, eh, eh, una disparità di genere ancora molto, molto viva, molto evidente, perché insomma questa racconta poi la statistica. L'azienda è una società benefit o una B-Corp certificata. Vedremo un passant. Eh, le volte prossime cos'è una società benefit e quali sono i benefici di essere una società benefit. Cioè, in pratica, una società che non si pone solo l'obiettivo classico del, del profitto, ma già proprio nello statuto, nella, nel proprio, eh, nella propria carta d'identità, eh, si pone degli obiettivi collaterali diversi dal profitto e eh, legati appunto alla sostenibilità, eccetera. Velocemente guardiamo. Anche la, la G del, di questo questionario: l'azienda predispone a un bilancio di sostenibilità o analoga eh, documentazione. La G, vi ricordo che è la governance, cioè il modo in cui l'azienda è gestita, quindi la sensibilità della, eh, dei, dei vertici eh, dell'azienda a condurre politiche eh, environmental, eh, cioè attente all'ambiente e attente agli aspetti sociali. Cioè l'aspetto la, la, della G oggi forse è forse la cosa più complessa da gestire perché vuol dire. Resist, eh, soprattutto per noi consulenti introdurre eh, cambiamenti eh, cambiamenti che non sono materiali eh, un nuovo impianto un nuovo, ma cambiamenti d'abitudini soprattutto ai livelli alti ai livelli degli executive del, dell'azienda complicato, ve lo posso assicurare comunque voi lo saprete per, per esperienza per chi ci è andato a sbattere la rimunerazione del management è legata a obiettivi ESG. voi sapete che la la rimunerazione dei del management è legata ai, a, a KPI, a, a key performance indicators. Cioè, quindi, non so, può essere uh, un, una serie di indicatori, tra questi, non so, l'aumento del fatturato, una riduzione dei costi, l'ottenimento di un determinato, di un, un numero nuovo di, di commesse, oppure in, entrare in alcuni eh, mercati che erano stati preventivamente identificati. Quindi, questo è il compito in genere del solito del CFO, del direttore finanziario. Ecco, un'azienda che continua a, a guidare, a, a fare. Eh, al bastone della carota, no? la, la carota, la carota dei livelli alti dell'azienda dell eh, guidata soltanto da KPI eh, per il management di tipo finanziario, senza introdurre eh, nessun KPI, nessun eh, indicatore di, di performance ambientale, è un'azienda che dimostra, nei fatti, <ride> dimostra con una domandina semplice come questa. Eh, che il management è totalmente avulso, totalmente staccato, è un corpo estraneo rispetto alla normativa eh, ed è qualcosa che assomiglia molto da vicino a, a forme di greenwashing per tutte le altre cose che possono essere, essere dette prima. Cioè Io faccio tutta una serie di cose ma sono il primo a non crederci perché i miei obiettivi di remunerazione sono totalmente staccati da, da obiettivi di tipo eh, ambientale. Eh, qual è la percentuale di componenti donne sul totale dei membri del CDA? Voi sapete che oggi, mh, per esempio, molte, molte istituzioni, molte società, molte banche eh, devono rispettare mh, forme di composizione sia nel CDA che negli organi sindacali, eh, per cui ci deve essere una ehm, contemperanza dei, dei generi e questa deve andare anche al di là degli obblighi eventualmente di legge. Non si tratta di quota rosa, si tratta di sensibilità, cioè di fatto, se. Eh, qual è la percentuale di componenti donne? Se è zero, ok, ci siamo giocati una risposta che poteva essere eh, andare a vantaggio. Alla fine di un questionario del genere, la, una banca può rendersi conto se l'azienda è comunque sostenibile o no, secondo criteri personali della, della banca, e quindi introdurre elementi di eh, sconto, elementi di rating di favore a un'azienda sostenibile. Sono le sette. Mh... Chiudo un attimo questa condivisione di questo documento, condivido di nuovo velocemente le, le slide. Eh, Giuliana, sì. dimmi tu se. Io ho finito allora. un po' eh, gli argomenti che intendevo trattare. Con eh, per, eh, sapendo di avere un'ora e mezza, mm, volevo soltanto brevemente dire che il percorso che anche per le banche è molto Ah, ecco, ecco, vi volevo far vedere questo. Vi volevo far vedere poi chiudo davvero, abbiate pazienza. Un attimo. A proposito delle banche. Velocemente, le avete nelle slide, però. Mm. End of slide, no. Ok, cos'è questo? Questa slide. Ok. Um, questa me l'ha mandata la mia banca mm, cioè io ho fatto un acquisto su Amazon l'applicazione della mia banca mi ha mandato eh, la, la schermata che vedete a sinistra 49,90 spero non si legga cosa ho comprato perché neanche io ho idea però il 22 aprile Amazon Prime non so, ho comprato qualcosa e le tue emissioni Vedete qui in basso, è un po' come quello che stanno facendo attualmente anche, anche Google Maps. Se vedete, vi dà delle indicazioni, vi dice: Se prendi questa strada, avrai meno consumo di CO2 oppure eh, la possibilità di comprare biglietti aerei, con, eh, pagando, compensando. Alcune compagnie aeree vi permettono di compensare, però quello che mi fa impressione qui è la banca. La banca, ovviamente, controlla attraverso i sistemi delle <ride> carte di credito, delle carte bancarie, un po' tutto quello che noi compriamo e si permette. Di, eh, di definire un mio stile ecologico che eh, non ho neanche idea non l'ho guardato con attenzione stai consumando come un aereo che vola da Roma a Sydney via Dubai ok bellissimo ottimo eh, un ottimo modo di concludere in, un incontro quello di oggi proprio eh, viene da me un commento del genere devo cambiare yeah. banca <ride>